Omicidio Varani, il pubblico ministero chiede 30 anni per Foffo. Arrestati a Savona per corruzione un poliziotto e due funzionari. Stadio della Roma, la Raggi risponde a Totti. Trent'anni di reclusione per Manuel Foffo e la sollecitazione del rinvio a giudizio per Marco Prato, accusati di aver ucciso Luca Varani nel corso di un festino a base di droga in un appartamento alla periferia di Roma, avvenuto il 4 marzo 2016. Sono queste le richieste del pubblico ministero Francesco Scavo nell'ambito del processo con rito abbreviato per il primo e con rito ordinario per il secondo. Soldi, denaro e regali per agevolare pratiche come il rilascio di permessi di soggiorno, il cambio di cognome o la riduzione dei giorni di sospensione per la patente. Un poliziotto e due funzionari del Ministero dell'Interno sono stati arrestati questa mattina a Savona. La sindaca di Roma risponde su Twitter a Francesco Totti sul nuovo stadio della Roma. Caro Francesco Totti, ci stiamo lavorando nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. Il botta e risposta tra il capitano della Roma e il primo cittadino arriva dopo il tantam sui social che hanno rilanciato l'appello di Luciano Spalletti. Il mister della Roma era intervenuto a sorpresa ai microfoni di Sky Sport invocando la costruzione del nuovo impianto a Tor di Valle. Questo mio terzo Sanremo è il più bello di tutti perché siamo riusciti a creare un quadro musicale perfetto e adesso non ci resta che costruire intorno una cornice che sia all'altezza. Mancano poco più di 24 ore al debutto e a parlare Carlo Conti che ha incontrato i cronisti, oltre 1300 quelli accreditati, insieme alla co-conduttrice Maria De Filippi. Questa era la nostra ultima notizia, arrivederci.